amici di Capcanta, buongiorno da Massimo Canta dalla U-Power Stadium. È appena terminata la conferenza stampa di Mister Palladino, stamattina sveglia presto alle 10, conferenza fissata dal Mister in prima mattina, quindi si gioca a Empoli domani alle 15, una partita importante. La prima di quelle che affronterà il Monza contro squadre che sono alla propria portata, ha detto il mister, quindi che fanno parte di quelle squadre che lotteranno per la permanenza in Serie A. Ha voluto ribadirlo due volte oggi in conferenza stampa: dobbiamo guardarci indietro, la quota salvezza si è alzata quest'anno rispetto alla scorsa stagione, quindi grande attenzione a queste partite. Il Monza domani recupera Andrea Carboni, non ci sarà però Samuele Vignato che ha ancora un fastidio all'adduttore, non ci sarà Cittadini che non ha recuperato, sono disponibili Izzo e Pablo Marì, ha voluto ribadirlo oggi il mister in conferenza stampa. La squadra deve reagire dopo la sconfitta contro l'Inter, anche se quello che abbiamo visto in Supercoppa, diceva il mister, a valore il fatto che comunque l'Inter è una squadra importante, è una corazzata, quindi la sconfitta contro l'Inter la settimana scorsa forse è stata resa più accettabile. Comunque la squadra deve reagire, cena di squadra questa settimana, perché comunque i suoi giocatori, diceva Palladino, vogliono tornare a fare punti e quindi a reagire contro tutto quello che è successo nelle ultime partite, pochi punti raccolti. Vedremo domani che partita sarà. C'è anche Daniel Maldini con cui ha parlato in settimana, è un giocatore che è subito entrato negli schemi e quindi si aspetta tanto da lui come da Colombo, a cui ha detto che sarà l'acquisto di gennaio del Monza. Quindi vedremo se Colombo darà quelle risposte di cui ha bisogno la squadra in avanti, in attesa che succeda qualche cosa nel mercato, anche se Palladino del mercato non parla, e ha detto che comunque andrà a vedere il Tortelliani che cosa riuscirà a fare da qua al 1° febbraio. E parole anche nei confronti di Palladino da parte di Nesta e De Rossi, che naturalmente hanno fatto piacere all'allenatore del Monza, quindi con De Rossi sulla panchina della Roma e con Nesta comunque che si è espresso nei suoi confronti. Palladino guarda avanti, anche se il suo futuro chiaramente è sempre un argomento di discussione, ma se ne parlerà a fine anno. Domani è importante che la squadra reagisca, che porti a casa dei punti importanti contro una squadra che è in difficoltà, che ha cambiato l'allenatore in settimana, e quindi vedremo il Monza che partita riuscirà a impostare in quel di Empoli. E noi ve la racconteremo, ci saranno i nostri top e flop e naturalmente la nostra trasmissione lunedì sera alle 20, dalle 20 alle 21, canale 79 del Digitale Terrestre, in cui analizzeremo la partita di Empoli, naturalmente anche poi sui nostri profili social, la nostra pagina Facebook di Cartacanta FB, il profilo Instagram Cartacanta Insta e il profilo anche TikTok Cartacanta Tik, oltre alla nostra trasmissione che ogni venerdì va in onda, parlando anche di Monza oltre che di campionato, dalle 16:30 alle 18. Ogni venerdì c'è Carta Canta sul canale Twitch S News trattino basso TV. Andate a vedere anche la puntata di ieri con tanti argomenti di discussione. Per ora è tutto da Massimo Canta, dall'U-Power Stadium alle nostre spalle, e buona partita per domani. Ciao.